ragazzi, benvenuti alla terza e ultima puntata di Post Tanz. Come prima cosa vi volevo dire che sono andata a vedere un film bellissimo. Dopo 7 anni la Walt Disney è riuscita a portarmi di nuovo dentro un cinema e ho visto Inside Out. Ve lo consiglio, è un film meraviglioso, andate a vederlo perché merita veramente, ti lascia qualcosa dentro di indescrivibile. Comunque, bando alle ciance, passiamo ai saluti di oggi. Io volevo salutare Virgilio, che mi segue sempre da un sacco di tempo, e Mara Giuliano, anche lei sempre dolcissima, e Francis D'Amosso, Vincent, e poi volevo salutare questo signore qui, però ve lo faccio sentire, così giudicate voi. Uno accende la radio, Buongiorno! Io amo Torino! Allora, il primo messaggio a cui rispondo oggi è quello di Bruno. Bruno mi chiede se ho intenzione di far uscire una compilation dello stile in vinile. Allora, l'idea è bellissima, però per il momento non è nei miei progetti, perché comunque lo stile in vinile nasce come un progetto live principalmente, però in futuro non si sa. Poi c'è Lori che mi chiede chi è che mi fa i video. Allora, in totale siamo in 3. Una sono io, vabbè, mi conosci. Poi c'è la mia regista, quella qua. È una tipa molto seria, una di quelle che vuole le cose fatte in un certo modo, un po' una precisina. E poi c'è, ecco, lei, la mia creativa. Lei invece si occupa di tutti gli effetti speciali e della grafica dei video. Con i messaggi, il prossimo è quello di una DJ donna, lei si chiama Monia e mi chiede se conosco qualcuno che vende i lettori CDJ Pioneer 2000. Io non conosco nessuno, però lanciamo un appello qui a Post Tanz, se c'è qualcuno che ha dei contatti magari ce lo fa sapere, così noi li diamo a Monia. Luca mi chiede quali sono i pro e i contro del suonare con i dischi in vinile. Allora, i contro sono il peso, il doversi portare dietro un grosso quantitativo di materiale, il fatto che non puoi editare le canzoni, quindi devi essere bravo a proporle, e il fatto che salta la puntina, soprattutto se qualcuno sbatte oppure ci sono forti vibrazioni. I pro sono che è una magia. Ti faccio vedere una cosa. Eccolo qua, questo è il mio giradischi. Allora, non farci caso che è un po' scassato, però c'ha anche la sua età. Questo è un disco in vinile a caso. Questa è la puntina. Viene appoggiata sul disco e legge la traccia. Secondo me non c'è nulla di più magico di questa cosa qui. Io ogni volta ho i brividi, perché pensare che c'è stato qualcuno che ha potuto anche solo pensare che una punta di diamante potesse leggere e trasformare in suono un pezzo di plastica, io credo che sia la cosa più bella che la mente umana potesse mai concepire. Secondo me, quando stai suonando con un disco in vinile, non stai suonando solo una canzone, stai suonando l'intera genialità della mente umana. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa ultima puntata di Post Tanz. Io volevo ringraziare tutte le persone che hanno scritto, tutte le persone che hanno visto il video, tutte le persone che hanno supportato questo progetto sperimentale insieme a me. Volevo scusarmi con le persone che non ho potuto leggere o alle quali non ho potuto rispondere. E niente, io vi aspetto questo venerdì alla discoteca Eva di Ivrea, in provincia di Torino, e mentre sabato io sarò all'Upset di Seriate, in provincia di Bergamo, al Dance Revenge. Grazie a tutti, ciao!